aspetta un lungo viaggio. Sono pronti, stanno partendo verso Roma gli agricoltori che, lo vedete, in questi giorni si sono ritrovati qui nel campo base di Farniole. E allora sono davvero carichi, convinti di riuscire a portare appunto nella capitale e soprattutto ad ottenere poi un incontro con il ministro per far valere le loro ragioni. Non ufficialmente ancora, ma credo mercoledì abbiamo qualche incontro col ministero. Siamo partiti dall'inizio e sapevamo dovevamo arrivare a Roma, quindi lo facciamo volentieri. Per noi non ci pesa, lo facciamo per difendere le nostre aziende, i nostri prodotti e anche i nostri consumatori italiani, che sono quelli che poi usano il nostro prodotto. Oltre 200 km a 30 all'ora, circa 7 le ore di viaggio lungo la Cassia. Da Foiano a partire sono una trentina, ma lungo il percorso se ne aggiungeranno molti altri. Credo sia una grande prova che la gente ha bisogno di chi lo tutela davvero, chi combatte le battaglie reali per il nostro settore e non chi fa politica tramite l'associazione di categoria. Perché come vede questa è una partecipazione agricola, non delle associazioni. Ora stanno cavalcando la nostra protesta, ma dopo che si sono mossi gli agricoltori, non le associazioni. Una protesta partita dal basso e che ha corso velocemente, lì sì, attraverso i social. Sono stati reclutati così i partecipanti, senza sigle, senza bandiere, solo quella italiana. Sì, abbiamo lavorato solo su WhatsApp, siamo arrivati a raggruppare persone per persone proprio mandando questo link d'invito, quindi evitando diciamo i social e lavorando soltanto sugli agricoltori. La difficoltà in primis è che quando coltiviamo tutte le spese sono alla fin fine più alte rispetto alla resa poi finale del prodotto, quindi è molto difficile andare avanti così, insomma, ecco. Lavoriamo per la filiera di pecorino toscano DOP, conferiamo in un caseificio locale qui di Foiano, cerchiamo un aiuto da parte veramente del governo italiano che possa sostenerci, ma in maniera solida. Non abbiamo bisogno di promesse che poi non verranno mantenute, a questo punto ci vogliono i fatti.